Ciao a tutte, bentornati nel mio canale. Oggi vi farò vedere come riutilizzare questa camomilla che abbiamo utilizzato per aprire i nostri pori quando ho fatto la black mask, ovvero la maschera nera. Spero che questo video vi piaccia e vi lascio il tutorial. Ho qui due foglie di Scopex e andrò a fare la mia maschera. Dove saranno i miei occhi. Contenitore, verserò la mia camomilla e immergo per 2-3 secondi la maschera la apro così e me la applico nel viso e sto così per 10 minuti. Schetti di cotone, taglio un po', piego, faccio a mezza luna. Questo mi occorre per togliere anche lo smalto. Questa è la camomilla, il filtro. Metto le mie mezzalune, li tengo in frigo e per 2 giorni li posso riutilizzare. Adesso vediamo l'applicazione. I miei dischetti di cotone. E li lascio in posa 10-15 minuti. Loro si attaccano bene e non cascano. Togliamole e adesso andranno nella ciotolina. Le conserverò in frigo e le riutilizzerò altre 2-3 volte e poi rifaccio la camomilla e li tengo così. E lo utilizzo anche come tonico dappertutto. E lo lascio asciugare all'aria. Ragazzi, questi dischetti che stiamo utilizzando noi per applicarci il tonico, io li metto ad asciugare sopra la stufa o su qualsiasi superficie dove si possono asciugare e poi dopo li utilizzo per togliere lo smalto. Quindi, mi raccomando, ricicliamo sempre. Ragazze, che ne dite? Avete visto quanto è facile? E vi darò qualche consiglio. Quando fate la maschera e quando applicate le lunette di cotone sugli occhi, vi consiglio di sciacquarvi il viso perché così non avete questo effetto accartonato. Poi dopo, quando lo utilizzate come tonico, io non ho riscontrato nessun problema. E vi mando tanti besitos al prossimo video tutorial e se ancora non sei iscritto, iscriviti qui al canale, è gratis, così sarai aggiornato ogni volta che io carico un video. Ciao!